Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Trade Life Simulator 2. Bene sì ragazzi, è uscito, o meglio dovrà uscire il secondo capitolo di questo simulatore. Vi avevo portato con una serie, se non sbaglio, il primo, e quest'oggi ci guardiamo il secondo, visto che gli sviluppatori appunto me l'hanno mandato. Facciamo New Game perché non ho ancora avuto modo di provarlo. Come al solito sapete che il tempo a mia disposizione è sempre insomma ultra tiranno, e di conseguenza devo provare i giochi direttamente quando registro. Allora, il primo Trade Life Simulator non mi era dispiaciuto, nel senso che era carina come idea, avrebbero potuto ampliarlo secondo me molto di più. Hanno deciso di fare il secondo anziché migliorare il primo, adesso vediamo un attimino come sarà. Noi intanto abbiamo una casa di una tristezza infinita perché non c'è assolutamente nulla. Ok, la grafica è assolutamente identica al primo, non è cambiato veramente nulla. E devo andare nella mia macchina. Ok, con la M apriamo la mappa. Oddio, la mappa è sempre una cosa inguardabile. Allora, noi siamo qua. Va bene, si fa fatica a capire dove cacchio devo andare. Allora, your shop è questo. Ok, quindi devo andare qua. Non abbiamo modo di mettere un puntatore. Dobbiamo andare allo shop. Ok, gli specchietti non funzionano. Ma che è qua una prigione? Cos'è? Perché c'è un cancello aperto così? No, scusate, scusa un attimo. Aspetta un secondo. Che cacchio è sto cancello? Ma what? Ma che senso ha un cancello così? Vabbè, salve? Salve? Mazza com'è alto lei. Police Department, ok, questa è il posto di polizia, vabbè, ce ne può fregare di meno. Allora, comunque, dicevamo, ma almeno la macchina si muove? No, vabbè, io devo andare dritto, poi giro a destra e vado sempre dritto praticamente. Dovrebbe essere, credo, più o meno così. Allora, qua c'è una clinica, è corretto. Ah no, la mia casa, ah no, perché io sono qua, aspetta, ok, quindi io sono qua, la clinica è questa. Ok, ok, no, pensavo di essere qua, vedevo il simbolo della macchina, invece il simbolo della macchina è il car shop, ok. Pardon, chiedo schiuma. Noi eravamo a casa, ok, quindi sono andato dritto, sì, qua c'è il posto di polizia, qua la clinica, quindi devo andare sempre dritto e me lo trovo di fronte praticamente, ok, ok. Va bene, abbiamo caputo. Quindi il mio shop è quello, perfetto, vediamo se non arriva nessuno, ma qua macchine non ne vedo. Vabbè, l'interno della nostra macchina non è brutto, devo dire, è caruccio. Questo qua è caruccio, perché c'è uno scaffale fuori? Non lo so. Allora, vabbè, stoppiamo la macchina. Devo acchiappare qua, pick up questo, e devo acchiappare... Ah no, vabbè, sì, mi ha fatto... Aspetta un attimo. Ok, open shop. Oh, perfetto. No, ma shop open... Ah, c'ho già un cassiere? Ciao, zio. Chi sei tu? Vabbè, devo mettere, insomma, lo scaffale, ovviamente. Lo metto qua. Vabbè, non c'ho un cacchio di nulla, praticamente. Allora, vediamo un po' di mettere la roba qua. Com'è che si fa? Item. Ah, ok, così. Perfetto. Quindi mettiamo la roba così. Sì, il sistema di posizionamento della merce è uguale. Qua praticamente sta mettendo la carta igienica. Ok, questa la mettiamo così. Va bene, ma sta scatola qua che cacchio è? Cereali. Ok, quindi abbiamo carta igienica, abbiamo i cerealozzi. Mettiamoli magari così. Cioè, vendiamo proprio due cavolate. Non capisco perché ho già il cassiere, francamente. Però vabbè, adesso vediamo dal tablet. Mo' vediamo tutto, un attimo che vediamo di fare tutto. Ok, sugli scaffali vedo come, del resto del primo capitolo, non esserci una griglia, diciamo, di posizionamento dei prodotti. Quindi abbiamo un posizionamento libero che, come si diceva già anche nel primo capitolo, da un lato sì, sicuramente è una cosa positiva che uno può star qua a mettersi le varie cose come meglio crede, dall'altro rende il posizionamento, insomma, dei prodotti abbastanza lungo e laborioso, se vuoi metterli con un senso logico, e soprattutto diritti, e quindi va bene. Allora, adesso mo apriamo il tablet, un attimo, fatemi mettere su... solo le varie cose. Non ho visto manco cos'è che... Ah, le gomme, le cicche. Ok, quindi metti qua le cicche. Mettiamole così.
Ok, non vedo grossi cambiamenti dal primo, a parte... Posso metterle uno sopra l'altro? No, non si possono impilare le cose. A parte, diciamo, una nuova mappa, da quanto sto vedendo, per il resto mi sembra tutto abbastanza uguale. Qua sono le patatine al curry, ok, quindi mettiamole qua. Metti qua le patatozze, ok, vai, vabbè, vendiamo... un po' di cosettine, insomma, tipo mini market. Vabbè, adesso non ci abbiamo praticamente un cacchio, però qualcosina giusto per fare i primi soldi, anche perché abbiamo 350. Ah, tra l'altro è vero, c'ho anche lo spazio qua. Cos'è che c'ho dentro? Milk cookie. Sì, vabbè, dai. Mettiamola qua, la cioccolata. Penso che tanto possano comprare anche da questo bancone la gente, no? Credo. Non lo so, io lo metto qua, poi vediamo. Credo comunque di sì. Credo comunque di sì. Va bene, va bene. Contenendo premuto Alt ruotiamo con maggiore velocità. Non cambia nulla. Rotate speed, hold Alt. Ma non è vero. Sto premendo Alt, ma anzi va molto più lento. Quindi in realtà è il contrario. Vabbè, sì, forse con Alt diminuisce la velocità di rotazione. Vabbè, non capisco cosa serva, ma comunque fa niente. Ok, abbiamo messo tutto, quindi con Q apriamo il tablet. Abbiamo la flashlight, abbiamo il nostro status, quindi l'acqua, il cibo, insomma tutte le varie cose, la pipì e lo sporco, perché vabbè, come sappiamo dobbiamo anche mangiare, bere, dormire, tutte queste cose qua. Abbiamo gli upgrade dello shop. Potrebbe un display luminoso lo metterei. Ah, devo fare il bank card. Ok, possiamo espandere lo shop. Va bene, insomma, tutte queste cose qua. Cos'è che c'era? Ah, ok, il coso per i vestiti, le vending machine. Sì, questo ok, è tutto abbastanza uguale. Qua abbiamo il rating, qua abbiamo lo staff. Ok, che mi costa $100 al giorno. Worker training 1 e worker training 2. Sì, ma io uno ce l'ho già di staff, da quanto capisco, no? Giusto, sì, qua abbiamo le vendite, l'app store. Ok, shop management. Ah, ok, qua sono tutte le app che ci possono essere eventualmente utili, diciamo, per evitare di stare ad andare nei vari posti. Quindi possiamo chiamare il taxi, il carro attrezzi per il veicolo se si inceppa, insomma tutte le varie cosine. Va bene, va bene. Poi qua abbiamo i bills, cioè i prestiti. Ok, e qua vabbè, niente che ci interessi. Ok, autoplay app, va bene, quindi dobbiamo fare così. E va bene, sì, qua abbiamo insomma il tutorial fondamentalmente. Va bene, che ce ne può fregare di meno. Ok, ma quindi ho finito, basta? Cioè nel senso, ah ok, qua arriva il primo cliente, vediamo che compra. Mazza che brutto che sei, mazza è veramente brutto questo. Vabbè, vediamo un attimino cosa compra, va, che sono curioso. Vediamo cosa compra, che sono curioso. Salve. Si fissano in testa. Ma c'ha i gomiti al contrario. Ma c'ha tutte e due le braccia rotte. Oddio, fa un'impressione terrificante. C'aveva i gomiti al contrario. Vabbè, questo è suo fratello gemello, ok? Ok. Va bene, qua posso far qualcosa. Ah, qua c'ho una sorta di ufficetto. E qua abbiamo il retro, dove poi ci consegnano la merce quando compreremo online. Quindi qua possiamo fare, volendo, il nostro ufficetto barra magazzino. Dove cacchio mi sono incastrato io? Ok, va bene, vabbè, io direi di andare a comprare qualcosa a sto punto. Ma c'hanno tutti i gomiti al contrario, quando si fermano gli si spezzano le braccia. Fanno un'impressione allucinante. Va bene, qualcuno ha comprato la carta igienica, va bene, mettiamola qua così sistemiamo. Hanno comprato le patatine, va bene, dai, voi continuate a comprare che io intanto vo a fare un giretto e vediamo che cosa comprare. Allora, andiamo al Jaber Shop. Mo a capire dove cacchio devo girare. Dunque devo passare quindi davanti alla banca. Mo a capire dove cacchio sta la banca. Allora, aspettate, fatemi capire un attimo dove sono. Dove sono, chi sono, dove sto andando. Quella sarà la banca. Allora, quella potrebbe essere la banca, effettivamente. Questa qua potrebbe essere, credo, la banca. Vediamo che... sì, questa è la banca. Ok, quindi siamo giusti. Per cui, con la banca qua vado sempre dritto. Dovrebbe esserci l'officina e il benzinaio. E poi lo shop. Per comprare due cose. Ok, qua passa anche la ferrovia.
ce ne può fregare di meno. Sì, qua c'è l'officina, ovviamente abbiamo la benzina e l'olio nella nostra macchina, che vedo stanno... Oddio, maronna santissima, qua come tocchi lo sterzo... Come tocchi lo sterzo fai danni. Dicevo, abbiamo la benzina e l'olio nella nostra macchina, quindi dovremmo anche provvedere a fare rifornimento sia di benzina che di olio. Infatti qua c'è il benzinaro, va bene. E dopo dovrebbe esserci il tizio dove comprare, eccolo qua, Jaber Shop, credo sia questo dove compriamo le varie merci che ci servono. Sì, più che altro a me servirebbe anche un nuovo espositore, magari. Parcheggio un attimo qua il macinino. Allora, posso comprare... Qua cos'è? Niente, posso comprare sta roba? No? Cioè qua ha messo le scatole davanti al cesso. E se devo andare in bagno come faccio? Me la faccio addosso. Vabbè, qua non si può entrare. Ok, niente, lui vende solo merci direttamente. Ok, allora, good price, direi di comprarlo. Il good price, quindi lo compriamo. Ovviamente possiamo mettere le cose sul nostro portapacchi. E dobbiamo sempre guardare, vedete che il prezzo ovviamente sia in verde, cioè sia un prezzo conveniente tipo questo. Le pepper chips le compriamo, così le possiamo mettere lì. E sì, non vedo cambiamenti, francamente, di nessun tipo rispetto al... primo capitolo. Vabbè, dai, compriamo anche questo. Io compro un po' di roba, tanto abbiamo 423 e ok. Vabbè, posso metterla anche un po' così. Quindi, boh, c'è la solita... Le nuzze le prendiamo? La solita domanda che sorge spontanea: perché fare un secondo capitolo assolutamente identico al primo, quando si poteva magari ampliare direttamente il primo? Ovviamente per far più soldi, vabbè, questo credo che sia abbastanza evidente come motivazione, ma cioè, al massimo fatemi dei DLC, però oggettivamente qua il gioco è veramente identico al primo, cioè ribadisco, a parte il discorso del... uova, le prendiamo... parte il discorso della mappa e di conseguenza il negozio, insomma, che è differente naturalmente perché è cambiata la mappa e tutto, ma per il resto non vedo altre differenze, francamente. Qua mi serve il frigo, ci serve le cose per quelle lì, quindi per adesso prendiamo prodotti secchi, diciamo, perché se no non riesco a fare nulla. Questa te la piazzo così. E mi ci sta ancora una cosa. Che te compro? I cereali? No. Posso comprarti la cola. Bottiglie di cola. Dai, pigliamo queste. Pigliamo queste, un po' di beveraggi, così poi vediamo dove sistema il tutto. Buona. Abbiamo messo tutto. Allora, dunque, noi adesso siamo qua. Devo capire. Allora, qua l'elettronica, dove comprare? Gli arredi sono qua. New furniture. Ok, quindi va bene, gli arredi sono lì e ok. Per cui noi adesso andiamo indietro, torniamo un attimo allo shop, che mogliamo giù sta roba. Ho visto, se non erro, che c'è anche il discorso della fattoria. Credo che sia come il primo capitolo, dove si può comprare la carne. Poi non so se si possa comprare come nel primo capitolo. C'è la possibilità, se non erro, di comprare direttamente la farm, la fattoria, che fondamentalmente ti dava un guadagno fisso giornaliero. Non bisognava fare nulla, una volta comprata ti pigliavi i soldi e stop. E non c'era nient'altro fondamentalmente da fare, per come mi ricordo. Quindi credo che anche quello sia rimasto uguale. Aspetta, ma il mio shop non era mica qua, infatti l'ho superato. Non me ne sono manco accorto. Vabbè, la mappa nuova, quindi devo un attimo prenderci la mano. Vedo che macchine comunque non ne passano, quindi ok. Occhio che tiro sotto i clienti, occhio. Buona, porcheggia qua. Allora, ma sta andando dietro la macchina. Macchina, fermati, fermati. Allora, grab, posso mettere, ok, sì, posso anche mettermi le scatole. Vabbè, questa è una cosa comoda, cliccando poi sui numeri, una volta che avete preso in mano la scatola, vi dà modo di portarne più di una per volta. Questa è sicuramente comoda come cosa, anche se avrei preferito magari, che ne so, l'utilizzo di un carrellino, ad esempio. Poteva essere carina come cosa, un po' come su Big Ambition, no?
piglio il carrellino, mi carico sulle scatole e me le porto dentro. Anche quella sarebbe stata una cosa sicuramente caruccia da vedere in un gioco di questo tipo, ma a quanto vedo ce le carichiamo direttamente noi come una sorta di mulo e l'abbiamo direttamente qua. Quantomeno non dobbiamo stare lì a fare avanti e indietro, ecco, quella, da quel punto di vista sicuramente è una cosa positiva, anche se ribadisco avrei preferito un qualcosa di diverso per portare le scatole. Poi non so magari se c'è lo stesso, adesso non ricordo nel primo capitolo se c'era il carrellino, ma forse sì, perché nel primo non c'era possibilità di mettersi le scatole nell'inventario, credo, però non vorrei dire cose perché adesso non mi ricordo francamente come funzionava. Allora, boh, mettiamo qua sotto le uova, va bene così. Poi peccato che non si possano impilare le varie scatole, perché sarebbe stata anche quella una cosa carina, però non me le fa impilare purtroppo, quindi nada, le mettiamo così. Vabbè, senti, questa te la metto qua, ci sta? Dai che ci sta. No, non ci sta questa, mannaggia. Vabbè, te la metto qua sopra, tanto qualcuno la comprerà lo stesso. Metti giù questa. Allora qua mettiamo queste. Vabbè ragazzi, le metto un po' così perché, come detto, non c'ho voglia mo di mettermi a fare le cose fatte bene. Vabbè ragazzi, io come sempre di questi giochi vi faccio vedere intanto con un'anteprima, diciamo, di che cosa tratta il titolo, e poi mi direte un attimino voi che cosa fare. Ho un po' di dubbi più che altro perché, appunto, come detto, non vedo differenze rispetto al primo capitolo, alla fine di questa saga, di questo simulatore, quindi non lo so, ho un po' il dubbio, perché più che altro vi rifarei vedere le stesse cose che abbiamo già visto nella serie precedente, quindi non lo so, fatemi sapere voi. Poi naturalmente sulla base di quello che mi direte nei commenti, o comunque come sapete cerco sempre di accontentarvi, insomma, il più possibile. Se magari volete che vada avanti un po', possiamo provare ad andare avanti e vedere un po' dove va a parare, se magari andando avanti c'è qualcosa di nuovo, anche se, come detto, dando un'occhiata molto alla veloce adesso dalla mappa e tutto, come avete visto, differenze insomma non se ne notano, quindi non lo so, sono un po' dubbioso. Allora, finiamo di mettere queste, così ci siamo, finiamo di mettere queste scatole, almeno se trovo il numero giusto, ok? Così almeno le abbiamo messe tutte e chi si è visto si è visto. Vedo che comunque, vabbè, guadagniamo. Mi ricordo che nel primo capitolo era abbastanza difficile fare soldi, soprattutto all'inizio, mentre qua almeno per ora sembra, e dico sembra, un attimino più facile. Però anche lì, per averne la certezza, bisognerebbe andare un po' più avanti nel gioco e vedere un po' cosa effettivamente andiamo a guadagnare andando avanti, ecco, perché naturalmente dipende tutto da quello. Diciamo che, oddio, chi cacchio è questo? Ma è felice di vedermi o... vabbè, no, non facciamoci domande. E dicevo, bisognerà andare avanti, appunto, vedere come sono i guadagni e tutto quanto. Prima di chiudere però volevo solo un attimo andare qua dove c'è il furniture, giusto per vedere gli arredi del negozio, tanto per vedere un attimino anche lì se c'è qualcosa di nuovo o meno. E vediamo un po', allora, quindi fammi capire mo dove cacchio devo andare. Allora, io sto andando, dunque, sono di qua, in teoria dovrebbe essere quello, aspetta, dovrebbe essere questo, credo, se non ho visto male. Qua è un po' un casino con la mappa per orientarsi, però dovrebbe essere questo, credo, furniture, sì, esatto, bene, ci ho imbroccato la prima, strano ma vero. Perfetto, qua... Ma... No, fermati! Dove cacchio vai? Ma non c'è un freno a mano qua, aspetta. Handbrake con space, porca cacca, non l'avevo visto, ecco perché andavo indietro. Ok, beh, sì, oddio, ste poltrone... Negozio è abbastanza triste. Sì, ma questi sono gli arredi per casa mia. No, ok, va bene, gli arredi per casa mia va bene. Ma a me interessava gli arredi per il negozio, mica per casa mia. Che me frega me. Allora, qua c'è quello che vende frutta e verdura, ok. Ah, eccolo qua, ma va a fan bagno, il suo equipment da tutt'altra parte, porca miseria. Vabbè, dai, andiamoci un attimo, tanto con sta macchina impieghiamo poco. Almeno vediamo anche lì le furniture per il negozio. Sì, qua abbiamo visto per la casa, ci sono cose da
da quello che mi ricordo io rispetto al primo capitolo, sicuramente diverse quelle poltroncine lì, però insomma niente di sconvolgente. Ecco, poi bisognerà vedere quanto sarà utile effettivamente arredare la casa, anche perché mi ricordo che dal primo capitolo era più utile mettersi il water e le cose che ci servivano direttamente in negozio, così non si stava lì a fare avanti e indietro. E credo che anche qua alla fine sarà la stessa cosa. Madonna, quando tocco il freno, ragazzi, la macchina va via che è una meraviglia proprio. Va via che è una meraviglia. Allora, aspetta, fammi vedere un attimo dov'è, perché qua... allora, ho passato benzina. Ok, devo andare sempre giù dritto. Devo andare sempre giù dritto, va bene. Ok, qua c'è un motel. Ok, sì, tutte le strutture sono tutte abbastanza fatiscenti, da ciò che vediamo. Equipment, e siamo arrivati. Ok, beh, dai, almeno sto negozio è già un attimino invitante rispetto a quell'altro. Abbiamo, vabbè, i classici scaffali fatti così, quelli fatti così. Beh, carucci, dai, questi non sono male, devo dire, questi non sono male, carini anche già con... il tagliandino con sui prezzi, questo ovviamente per frutta e verdura. Ok, questo è sempre tutto per frutta e verdura. Qua abbiamo quello per il pane. Qua abbiamo altri tipi di scaffali, anche questi già con il tagliandino del prezzo. Chissà se poi il prezzo cambia a seconda di quello che ci mettiamo sopra. Questa sarebbe veramente figa come cosa, anche se ne dubito, ma questi scaffali costano 1000, quindi ce li sogniamo di notte. Qua ci sono anche i tavolini rotondi, poi per eventualmente le cose di elettronica e quant'altro. Ok, qua abbiamo anche quello piccolino per insomma le cose di agrumi e tutto. Qua abbiamo quello per le riviste. Va bene. Qua sono i vari tipi di muro. Ok, che possiamo anche mettere. Questo è quello per i giornali. Beh, di cose sì, ce n'è parecchie. Dai, di cose ce n'è parecchie. Questi tutti 1000-2000, ammazza, ma costano... costano una fucilata sti cosi. Porco boia, oh. Questo 120, questo 100. Vabbè, facciamo così. Io magari me ne prendo un paio di questi, che tanto questi sicuramente serviranno. Non è che sono il massimo, perché sono proprio quelli da ferramenta più che altro. Però d'altronde... al momento è l'unica cosa che ci possiamo permettere. Anche perché, come al solito, dobbiamo comunque conservare un po' di soldi per insomma le merci che poi dobbiamo ovviamente acquistare. Quindi insomma, prima di riuscire a comprare quelle cose lì ci vorrà di sicuro un bel po' di tempo. L'unico problema di questo gioco è un po' quello che il tempo per guadagnare è tempo che io necessariamente devo impiegare a fare avanti e indietro dal tizio che mi vende le merci al mio negozio e viceversa, nel senso che comunque all'inizio purtroppo devo continuare a fare avanti e indietro, comprare cose, vendere, comprare, vendere, comprare, vendere, per semplicemente fare soldi. Quindi non lo so, non c'è molto altro da vedere, nel senso che comunque non è che posso fare... che cacchio ho fatto, mi sono incastrato, ammazza, ma che salita hanno fatto, cioè mi sono incastrato col sotto della macchina, porca miseria. E quindi dicevo, non è che ci sia molto altro da vedere, per cui ho un po' il dubbio sul portarlo avanti per questo motivo qua. Vabbè, allora io intanto comunque piazzo gli altri due scaffali, che per il momento rimarranno desolatamente vuoti. Quindi qua mettiamo questo e qua mettiamo quest'altro. Ok, anche qua sarebbe caruccio di poterli magari attaccare con più precisione. No, vabbè, dai, però mi sono venuti più o meno. Sì, non è che sono drittissimi sti cosi. No, infatti fanno un angolo qua strano. Vabbè, ma che c'ho il muro ad angolo? No, il muro... ma mi sa che è storto anche proprio il muro. Vabbè, non facciamoci troppe domande. Comunque, ragazzi, niente, io intanto ne volevo approfittare quest'oggi per farvi
sapere che comunque c'è anche questo Trade Life Simulator 2, lo volevo vedere insieme a voi. Abbiamo un po' visto più o meno di che cosa si tratta. Sulla base di questo, per l'appunto, fatemi sapere nei commenti che cosa vorreste vedere di altro su questo titolo, e come sempre io cercherò di accontentarvi. Quindi ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, lo può fare come sempre attraverso gli abbonamenti di YouTube oppure attraverso il tastino grazie che trovate al di sotto di ogni mio video. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione, vi auguro buona giornata e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!